L'inaugurazione per la completa riapertura del plesso scolastico Ugo Nofri di Castiglion Fibocchi ha dato l'opportunità al vice sindaco e assessore all'istruzione Rachele Bruschi di levare un grido di allarme per le difficoltà legate all'applicazione della legge del 2009 che detta i numeri minimi e massimi per la composizione delle classi all'interno delle scuole di ogni ordine e grado. Non ho gridato soltanto come assessore del comune di Castiglion Fibocchi, ma come assessore, come per tutti gli assessori di tutti i piccoli comuni che non rientrano nel DPR 81-2009 fra le eccezioni, hanno un abbassamento della formazione delle sezioni con un numero di 15 bambini per la primaria e 18 per l'infanzia. Questo perché lo dico? Perché ogni anno noi assessori, insieme ai dirigenti scolastici e al provveditore, cerchiamo veramente di fare conti sulle teste dei bambini nati sul territorio per non perdere le nostre sezioni. Qui a Castiglion Fibocchi abbiamo un range di natalità che va dai 9 ai 12 bambini annui. Questo ci impedisce di formare le sezioni in un futuro, sia nella scuola dell'infanzia, sia nella scuola primaria, che poi effetto domino ovviamente si ripercuote, l'effetto negativo, anche in tutti i plessi scolastici anche degli anni successivi. Con il rischio di perdere sui territori decentrati, quindi territori di provincia, piccoli agglomerati, piccoli comuni o piccole frazioni come il nostro, la scuola. Questo comporterebbe una devastazione a livello, secondo me, anche parlo da genitore, educativo dei ragazzi costretti addirittura a 6 anni a trasferirsi in città. Un problema logistico delle famiglie che si devono comunque spostare e gestire una formazione scolastica dei propri figli lontano dal comune, dal territorio dove crescono e dal loro nucleo di affezione, di amici, di compagni in un paese piccolo come il nostro. La richiesta verso il legislatore centrale è quindi chiara. Le istituzioni più alte possano portare questo richiamo a Roma, dove si fanno le leggi, affinché questo DPR venga cambiato e vengano abbassati il numero minimo di ragazzi, di bambini iscritti nelle sezioni. Vero che non vogliamo le classi pollaio, come vennero chiamate una volta nel 2009, che portarono a questo DPR, ma non vogliamo neanche che le scuole di provincia come la nostra possano scomparire.